durante il periodo di luna calante, questo sarebbe il periodo ideale per fare tutte le semine degli ortaggi da foglia. E quindi parliamo di spinaci, parliamo di lattughe, parliamo di prezzemoli, parliamo di bieta, cicorie, insalate, valeriana, tutto, carote, tutto quello che naturalmente è ortaggio che va insieme. Questo ci consente di fare delle fila diritte che serviranno per far vedere agli amici che il nostro orto è perfetto. Partiamo dalla carota. Innanzitutto partiamo dalla varietà. Questa è la Berlicum 2, è una carota molto consistente che non ha l'anima all'interno, non ha l'osso e di conseguenza è tutta polpa, è una carota anche di discreta dimensione, quindi l'ideale per l'orto amatoriale. Il seme è marrone, la terra è marrone, per cui difficilmente si riesce a vedere, ma se uno fa un pizzico di attenzione e avanza con questo criterio, vedete, noi otteniamo una buona semina. Basta con una zappetta, vedete, fare questa piccola operazione. Dunque, il fertilizzante è determinante per lo sviluppo dei semi e la crescita degli ortaggi. Allora, i fertilizzanti che si usano nell'orto sono tanti, però quello che ritengo per esperienza, ma anche per la storia, migliore è sicuramente lo stallatico. Per cui il nostro stallatico pellettato lo si sparge in superficie, vedete, in una quantità ritengo di 40, 30, 40 grammi al metro quadrato. Sicuramente nello spazio di 20-25 giorni avremo la germogliazione. E passiamo invece ad un annaffiatoio con una pioggia finissima che serve a bagnare appunto i primi 2-3 cm di terreno. Così facendo, con uno spruzzatore che non genera pressione ma lascia la pioggia sottile e lascia la pioggia poco pesante, non scalza il seme, mi mantiene quella umidità di superficie senza smuovere il terreno e quindi senza spostare i semi. Bene, con questa operazione di annaffiatura abbiamo, credo, terminato le operazioni di piantagione di semina di semi dell'orto di primavera. Siamo in una situazione di luna calante e abbiamo seminato tutti quelli che erano gli ortaggi da foglia da seminare in questo periodo lunare.